1978, io avevo 5 anni più o meno, i miei mi portarono d'estate ad assistere a questa rappresentazione del Teatro Povero di Montichiello, che quell'anno era su Davide Lazzaretti. Io rimasi impressionato dallo spettacolo perché mi sembrò un po' una rappresentazione della vita di Cristo. Io per mio conto sarò oscuro al mondo fino che Italia non sarà in gran lutto. E allor mi vedran dall'Appennino calar come Mosè dal Sinai monte e portar pace e riformar le leggi. E sui 15 lustri di mia vita morirò con pianto da tutta Italia. Il Monte Amiata è il maggiore rilievo del sud della Toscana. Nella sua parte sud-est separa le province di Siena e di Grosseto. Sul versante meridionale ci introduce verso la Maremma. Proprio su questo versante, un'altura minore, il Monte Labbro, un accumulo di lave vulcaniche con pochi arbusti e pochissima terra da coltivare, fu il teatro delle vicende di Davide Lazzaretti e della sua comunità. Davide Lazzaretti nacque ad Arcidosso sul Monte Amiata il 6 novembre 1834 da famiglia di carrettieri barrocciai, cioè garantivano il trasporto di merci da e per Arcidosso, spingendosi fino a Roma e Firenze. Nella primavera del 1848, questo ragazzo che aveva 14 anni, gli appare un vegliardo, una persona molto molto anziana, grandi lunghi capelli bianchi, barbona bianca, vestito con una tunica tipo frate, e semplicemente gli disse: "La tua vita è un mistero che un giorno ti sarà svelato", e sparisce.